Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi raga siamo qua tornati su Stumble Guys, perché ieri finalmente è uscito il nuovissimo pass con la grandissima skin del primo pass, che comunque vi avevo già fatto vedere in un altro video. Tra l'altro, se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi, perché quando si tratta di aggiornamenti o cose su Stumble, essendo content creator, vi porto sempre tutto in anteprima. Ad ogni modo, oggi siamo qua per andarlo a shoppare, quindi andiamo ad attivarlo con 1200 gemme. E per ora siamo a cavallo raga. Andiamo subito anche a vabbè, giustamente bisogna fare le partite per la prima soglia. No, sciolpiamo con le gemme perché mi annoia. Io nel dubbio farei intanto il giro qua normale, che mai dire mai potrebbe riservarci grandi gioie. Anche se dubito. Però attenzione, guarda, fattelo, fattelo, fattelo. Se mi dai quella non comune forse mi manca. Vediamo se mi manca. Invece ce l'avevo. Quindi andiamo a prenderci, anzi, prima di prendere la skin del primo, andiamo a prenderci i nostri premi gratis. Vediamo se questa ruota ci riservirà grandi gioie. Sappiamo tutti che non andrà a finire così, però non si sa mai. Intanto partiamo con ben 10 gemmozzole, non male. Ah, tra l'altro, raga, stasera mi raccomando, vi faccio anche vedere che ci sarà un torneo. Questo qua inizierà, allora, in teoria adesso è alle 9:30. Però ho chiesto se me lo possono anticipare, perché con i fuso orari è tutto fatto un macello, quindi lo vorrei fare alle 8:30. Voi comunque nel dubbio ricordatevi di entrare, che un'ora prima vi dovete registrare. Controllate se l'hanno cambiato nel caso. Qua intanto hanno mandato i badge bussi, tanto per cambiare, classico. Poi vi ricordo anche un link in descrizione per venire su Twitch. Il torneo lo streamo anche là, quindi magari vi guardo anche giocare, perché no. Per il resto qua uno Stumble Coin, ultimo girettino che mi darà una skin leggendaria, ragazzi. Cioè, me lo sento proprio dal profondo del mio cuore. Infatti, guarda, guarda, fattelo, guarda che sta per uscire. Sì, bro, qua. Oddio, guarda, 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 annaggia, per pochissimo. Sarebbe stato un doppione, per carità, però in questi giri, come se ne potrebbe mai dire, partono anche le sub, ok? Venite a seguire Rexor su Twitch. Se ve lo dice anche la chat. Comunque, andiamo a prendere la nostra screen di Luchador, ma io preferisco chiamarlo il primo. La ruota, la stessa animazione dello scorso pass. Comunque, eccolo qua il nostro amico il primo, lo andiamo a equipaggiare e andiamo ovviamente anche a testarlo. Dobbiamo fare 3 partite, 3 vittorie, già lo sapete. E quindi partiamo da un bel pivot pushino tattico, che ci sta. No, comunque è veramente troppo simile al primo. Il mantello forse il primo non ce l'ha, però per tutto il resto, vabbè, anche è vero che anche il primo veniva da un wrestler che mi sembra si chiami Rey Mysterio, può essere. Non sono molto pratico di quel mondo. Mannaggia, mi sta bullizzando malamente. Comunque qua riusciamo a qualificarci, perché già ho i miei dubbi. Anche se, beh, qua abbiamo recuperato un attimo di tempo. Qua perché no, non rischio. Forse ce l'avremmo fatta, ma non si sa mai. Per il resto, qua direi che posso fare di questo. E in teoria si darebbe i 16. Salvo. Ehi, che è successo qua? Body block maledetto. Ok, ci siamo, a posto, meno male. Procediamo con Space Race. Meglio che sia uscito ora, assolutamente. Anche perché parte e anda dietro, quindi assolutamente sì. E qua sicuramente fai di questo. Poi da qua fai di questo. Per poi andare di là. Beh, qua già abbiamo recuperato un bel po' di posizionamento. E la cosa non mi dispiace per niente. In realtà siamo, no, primi no, anche se poi da qua, facendo una robetta di questo genere, vedi che partendo da dietro però la meteora si piglia per forza, mannaggia. Però vabbè, va benissimo, siamo secondi, raga. Qua potevo forse provare il trick per evitare le meteore, vabbè, non è comunque un problema. Tanto non è la finale, quindi non abbiamo bisogno di fare cose troppo spericolate, anche se qua l'ho un po' rischiata, diciamo. Qua possiamo magari tirare un bel calcettino, no, vabbè, ma non è un problema, va bene così. Noi dobbiamo puntare tutto adesso sull'ultimo round, e mi tra l'altro l'ho pure superato. Vuoi vedere? No, l'avrei pure vinta, non ci credo. Pazzesco, ragazzi, mannaggia che non era la finale allora. Vabbè, è giusto, vinceremo la finale allora. Beh, ragazzi, block dash per chiudere. Posso dire che è già fatta in teoria? Credo proprio di sì. E non è un cheat, me lo sento. Beh, qua aspettiamo i blocchi content, perché con questi penso che sia impossibile perdere. Dai, sono passati 30 secondi. Ancora sti bussi, Benjamin, ma che è qua? Oh, ecco i primi blocchi content, mi piace. Ok, vedi, nessuno è eliminato, l'ho detto io. Già si sapeva, è arrivato il primo. Qua come il presentimento che qualcun altro pure perderà. Da qua facciamo una robetta di questo tipo. Qua è impossibile che nessuno si butti di sotto. Infatti vedi che è arrivato anche il terzo. Oh, finalmente i primi blocchi veramente interessanti. Facciamo una robetta di questo tipo. Arriva anche il quarto eliminato. Amico mio Superman, sarebbe molto interessante se... Ah beh, siamo io e te. Sarebbe molto molto interessante, ecco, se tu facessi una roba di questo tipo. Purtroppo mi sa che non riusciamo a colpirlo bene, ma non è comunque un problema. Però mi sembra... Oddio, non lo so, forse scamma, sapete, ha perso molto tempo. Bro, dai che ce l'hai, dai che hai perso. Let's go, prima partita con il primo, o come si chiama qua su sto gioco. Direi andata egregiamente. Prossima partita subito.
E quindi ripartiamo, prossimo game, Cannon Climb. Stasera vogliamo 3 vittorie di fila, ragazzi. Già lo sapete, così come feci con Jack Lantern quando lo provai per la prima volta, anche con lui deve essere la stessa identica cosa. Presidente. No excuses. Presidente? Presidente? Sì, presidente? La chat, sempre, che scamma, ragazzi. Già lo sapete, se sentite suoni strani è sempre la chat di Twitch. Poi non buono che sta palletta mi abbia un po' sfondato, però comunque tra i primi 16 ci siamo abbondantemente per il momento, quindi sono abbastanza tranquillo. Da notare il mio amico che anziché triccare si è buttato direttamente di sotto, ma va bene così. E qua direi che siamo passati abbondantemente, a voglia. Procediamo su Bot Bash, meno male che adesso veramente questo. Grazie gioco per non averlo messo in finale, ma attenzione perché il pericolo è sempre dietro l'angolo, anche se ma è al secondo sbocco! Round. È in effetti un gran bello sbocco che si è uscito adesso, assolutamente sì. Magari qua cerchiamo di non stare troppo angolati, penso che sia sempre e comunque la scelta più saggia. Attenzione, parte il primo spruzzo, già 2 eliminati intanto, occhierello a queste coccinelle dietro. Per ora non mi sembra così male la situa, qua non ci stanno coccinelle a parte questa. Dai che dovranno scammare tutti prima del secondo spruzzo, vabbè prima del secondo spruzzo dubito, però almeno altri 2 credo di sì. Attenzione alla coccinellina, non provare a colpirmi. Arriva il secondo spruzzo e sempre 2 eliminati, ma che... Oh, voi siete pro player qua, che state a scherzare? 3 eliminati, non me... No, vado... Attenzione, è pericoloso, no, ma... Oddio, no, le... Mannaggia, sto livello che sbocco! E dunque, ragazzi, eccoci sempre su Bot Bash. Raga, sta frase che sto per dirvi l'ho detta tipo 40 volte, ovvero che sono da mezz'ora in rec e voi avete visto tipo 4 minuti di video, una cosa del genere. Proprio questa è la serata, no, ragazzi, vi giuro, sarà sta skin che non work. Che è qua sto buidello? Abbiamo fatto la prima vinta, bellissimo, tutto incredibile. Poi da lì, vi giuro che o perché mi esce 67.000 volte questa mappa qua e perdo, infatti qua se non perdo penso che sia destino vincere anche la finale, oppure perché sono un bot a da lì, insomma, non ne va una fatta bene. Quindi speriamo che questa sia la volta buona. Mancano soltanto 3 eliminati. Qua non mi sembra così male la situa perché manca l'ultimo. Oddio, siamo passati su sto livello pazzesco. Oh, di nuovo finale su Block Dash, mi piace, riga. Tra l'altro qua voglio approfittarne nuovamente. Vabbè, nella prima partita non ne ho approfittato, però vorrei mastrare su sto... Niente, non ho fatto il salto. Vuoi rimastrare il tricchettino, quello che ti fa passare attraverso la parete, che dove tu fai ma perché non mi fa saltare tante volte? Mannaggia a me, oh. Puoi fare il doppio salto quando te lo dico? Qua, ok, ho sbagliato io. Praticamente, se tu fai il doppio salto in mezzo ai 4 blocchi, potresti, se prendi il tempismo giusto e la velocità giusta, passi attraverso la parete, no? Quindi vorrei mastrare sto trick, che nei tornei è molto utile. Tant'è vero che qua ci proviamo. Ecco, vedi, ora mi è uscito, tipo. Cioè, distruggo la tastiera per fare sto trick. Però, insomma, quella è un'altra storia, raga. Per ora dobbiamo masterarlo anche spaccando la tastiera. Niente, qua non mi ha fatto il salto. Ma forse perché salti io troppo tardi. Perché mi sembra strano che va. Oh, alzati. Ciccio, questa storia. Comunque, un eliminato nel mentre. Molto interessante la situa. Vorrei provare nuovamente. Ok, tipo qua fai di questo. Niente, ero troppo vicino. Bisogna avere un po' di rincorsa, diciamo. Dopo fai di questo. Beh, niente, ho preso il blocco a sinistra. Dopo qua, però, potresti farlo. Invece, no. Raga, non mi piace. No, beh, in realtà, sì. Cioè, nel senso, stavo provando a fare questo trick, comunque l'importante è andare avanti. Che poi non è troppo utile questo come trick. Sicuramente su Block Dash è molto più utile fare i recovery, quelle cose lì. Però magari c'è quella situazione ogni tanto dove se lo fai potrebbe anche essere meglio. Quindi why not, no? Abbiamo solamente costui. Bro, ma se ti abbracciassi... Oh, non mi piace. Beh, facciamo di questo. Ok, bravo, buttate de sotto. Niente, raga, se esce Block Dash si vince. A quanto pare una garanzia. Ora però la voglio fare di fila alla terza. Ma per forza. Vai, ripartiamo, ultimo match, vediamo se effettivamente è veramente quello buono per fare almeno la seconda di fila. Sì, Matti, hai trovato la strada? Sì, però tu la sai, si vede, e ora? Dove si va, riganna? Ecco, vabbè, sono caduto, mi va bene cadere a questo punto. Ecco, ora non tanto in realtà. Veloce Raxor che hanno già trovato la via. Fai di questo. Beh, da qua molti comunque sono caduti di sotto, meno male, e riusciamo a passare, ok. No, vabbè, ancora Bot Bash, che mi sta salendo veramente lo sbocco. Ma a sto livello è una tortura, vi giuro. Però, attenzione, anzi al secondo round, quindi è un po' più veloce la situazione. Più semplice, però non mi verrebbe da dirlo, perché in realtà, essendo che siamo più player, in realtà l'occhio va in confusione un po' più velocemente, mettiamola così. Per cui un po' più veloce, ma un po' più intensa. Ecco, mi piace in realtà, pensata così. Però non mi piace, cioè mi piace, ma non mi piace allo stesso tempo. 2 eliminati comunque, molto interessante la situa. Un altro ancora si è buttato di sotto, anche il quarto, siamo a metà strada. Io passo da quest'angolo che per ora siamo belli cillati. Mi sa che a breve arriverà anche il quinto, e quel quinto
quinto potrei sicuramente essere io. Attenzione a quello rosso. Il rosso state molto calmo. È arrivato anche il sesto. Vabbè, otta, let's go. Vabbè, raga, cioè ormai l'ho masterato sto livello. Dai, finale su over under. Vuoi se show over under? Beh, c'è, cioè, questo comunque potrebbe anche starmi bene. Dai, perché no? Io nel dubbio il trick lì sul vulcanino piccolino non lo faccio. Vado di qua, mi piace. Facciamo di questo, di questo. Ma dopo che liscio, facciamo di questo. Potevo farlo un po' meglio il salto, ma non è un problema. Siamo comunque in testa e la situa mi piace abbastanza. Da qua ci... Oh, che ho fatto un contro rimbalzo strano, ma non è assolutamente un problema. Da qua fai di questo, fai di questi, ragazzi, ci siamo. Qua non si può più sbagliare praticamente. Beh, oddio, in realtà c'è anche il trick qua da fare, però direi che non ci sono problemi. Molto buono. È arrivata la seconda di fila. Ma è pazzesco comunque, per fare queste tre vittorie ci ho messo 36 minuti. Ho fatto veramente sbocco. Vabbè, ci sta, non giocava Stumble da 2 giorni. C'è la scusa di... Questa è la scusa, quella giusta. Però ci siamo ripresi. Questo è quello che conta. Beh, che dire su questa skin? Caruccia, però... boh, volete shopparla? Shoppatela, cioè, alla fine. Il pass conviene sempre, quindi al di là di tutto vi consiglio comunque di shopparvelo. Ci sono le skin, tutte le varie cose, giri, gemme, robe, robe su robe. Più la skin Mr. Invisible alla fine. Certo, l'abbraccio non è una grandissima emote, però, insomma, valutate un po' voi. Per il resto, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.